Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Oggi mi trovo al lago di San Cipriano, un lago qui vicino dove abito io. Il tempo oggi non è bellissimo, c'è un po' di vento, spero che sentate lo stesso. È anche un po' nuvolo, spero di non prendere la pioggia oggi, ma dai, spero di farcela. Niente ragazzi, oggi volevo parlare di abbigliamento moto, in questo caso bobhead. Intanto se vedete ho già qualcosa addosso. Ma prima di cominciare vi chiedo di iscrivervi al canale, dai, manca 5 iscritti per arrivare a 1000, vi chiedo di darmi un aiuto e attivate la campanella e seguitemi anche su Instagram se volete. Ma adesso andiamo con la sigla. Come vi stavo dicendo all'inizio, ho già addosso abbigliamento bobhead. In questo caso vi scrivo i nomi qua sotto perché non mi ricordo come si chiamano. Ho questa giacchettina, in questo caso verde e nera, e il gilet suo abbinato che è vera pelle e tessuto. Ci sono varie versioni anche di questo, c'è anche la versione con tutto nero, questa invece è la versione con il grey. Vi faccio vedere nel dettaglio le cuciture e la parte interna di questo abbigliamento, che è veramente fatto bene. Eccoci qua, mi sono levato il gilet, questo qui è il Diamond Grey, ci esiste come dicevo prima anche il Diamond Total Black, pelle sopra, tessuto in questo caso grigio, oppure pelle e tessuto tutto nero. Vi scrivo comunque tutti i nomi qua sotto. Come vedete le cuciture sono fatte molto bene, nella parte interna abbiamo il loro logo bobhead e presenta una tasca bella grande in questa parte qua con le clip per poter agganciare e anche una piccola taschina in questo punto qua per poterci mettere il borsello o cellulare. In questo caso qui non c'è chiusura. Abbiamo anche due tasche laterali qua con la chiusura a clip e le due taschine davanti, uno e due, con il piccolo logo bobhead. Molto bellina. In questo caso io ho la giacca, si chiama Fury se non sbaglio, questa giacca qui di colore verde e nera. Anche questa ha il piccolo logo qui cucito, le due taschine qui interne e il logo qua nella parte destra bianco. Anche di questa ci sono varie versioni. Adesso vi faccio vedere l'altra mia versione, che è bianca e nera. Ecco la versione, quella bianca, praticamente è identica a questa come è fatta, e come vedete anche qui ci abbiamo il logo, il suo logo bobhead, e lo ritroviamo qui davanti nella taschina della parte sinistra della giacca. La cosa molto buona di questo è che c'è la possibilità di mettere anche le protezioni, sia per quanto riguarda gomito, sia per quanto riguarda spalle e anche il paraschiena. Abbiamo tutte le taschine disponibili. In questo caso purtroppo non ci sono tasche interne, ma direi poco male, perché di solito si abbina sempre con il gilet che vi ho fatto vedere prima. Un altro oggetto molto bello che volevo segnalare è il loro casco. Il loro casco è molto leggero, lo potete acquistare senza gli occhiali, però diciamo che la sua particolarità è portarlo in questo modo. Un casco molto bobber, molto aggressivo. Anche qui troviamo il loro logo, c'è anche il mio naturalmente perché mi piace personalizzare le mie cose, e lo troviamo anche qui davanti. Le aperture sono tutte fisse e sono qua, come vedete sono praticamente qua, le ritroviamo anche qui sotto le aperture. Il casco dentro è fatto veramente bene, veramente la qualità è molto alta. La chiusura l'abbiamo quella classica ad anello, e veramente questo casco è veramente leggero, credo che pesi intorno al chilo e 1,1 kg. Troviamo anche due aperture anche qua, non ve l'avevo fatto vedere, molto comodo. E gli occhiali sono anche questi personalizzati bobhead, ve lo faccio vedere indossato. Come vedete è molto aggressivo questo casco,
Io ho visto nella sua pubblicità, spesso la usano con le sponsor tipo 48 o 883, ma anche in altre moto. C'è un altro youtuber che ce l'ha e ha una moto uguale alla mia e ci sta veramente bene. Ve la faccio vedere con la mia moto. Come vedete, l'aggressività della moto e il casco si sposa molto bene. Naturalmente, se ci metto anche il suo gilet, siamo pronti per andare in guerra. Sto scherzando. Direi che l'abbigliamento è molto bello, a mio parere, e la qualità è veramente molto buona e i prezzi non sono neanche esagerati. Troverete qui sotto in descrizione tutti i link per poterli acquistare. Se volete acquistarle, basta che andate nel sito e potete inserire come codice sconto Teste Remoto e avete un piccolo sconto. A me non mi viene niente, ma lo faccio per voi, in modo che se volete acquistarle avete disponibile. Per finire abbiamo anche i guanti, molto belli, molto leggeri e molto anche ben areati. Come vedete abbiamo tutti i puntini per far passare l'aria e sono anche ben protetti. Anche qui abbiamo il loro logo Bobhead, molto bello, fatto in gomma, la clip con il velcro. Abbiamo anche il logo sulle protezioni. Diciamo che questo abbigliamento sta bene quando le temperature sono abbastanza alte, diciamo dai 18 in su, 18 gradi in su. L'abbigliamento è molto leggero, quindi penso che d'inverno sia difficile portarli. Quindi ragazzi, se volete acquistare questi prodotti, basta che andate sul sito Bobhead, inserite il codice di sconto Teste di Moto e otterrete questo piccolo sconto. Vi ringrazio per avermi seguito, spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!